Allora, io avevo preparato un bel discorso molto articolato dove raccontavo chi erano i responsabili, tutto quello che di bello stiamo facendo in funzione di ATAC e delle nuove possibilità che si stanno aprendo per questa azienda. Però poi ho avuto un'ispirazione anche per alleggerire un po' il consiglio che è stato veramente pesante. E poi io mi chiedo com'è possibile che l'opposizione chieda un consiglio sugli errori loro del passato. Cioè, veramente questa politicamente è darsi la zappa sui piedi. Io ancora me lo sto domandando come avete fatto a chiedere un consiglio sul disastro che avete commesso, perché l'hanno commesso i vostri partiti in questi anni, però noi l'accettiamo e continuo a vedere anche una mancanza di visione politica. Veramente continuate a farci regali sui regali, perché oggi avete preso lo schiaffo che meritate. Dopodiché, come dicevo, ho avuto un'ispirazione e vorrei citare un grande poeta di questa città che si chiama Trirussa, che all'epoca già vi conosceva quando scriveva il Testamento di Meo del Cacchio. E vorrei a questo punto anche recitarlo, se è possibile, perché credo che sia un omaggio poi in quest'Aula, in questa città, un omaggio importante. Fa così: lascio a Zi Pietro un po' di dignità, che c'ha perfino la gattina mia, che appena ha fatto qualche porcheria la copre con la terra e se ne va. Mentre Zi Pietro, invece di coprirla, ci passa sopra e ci fabbrica una villa. ATAC rimane pubblica e dei romani.